Fina era una missione che probabilmente io ho assunto anche nella funzione della rappresentanza della Commissione Antimafia, ma che abbiamo anche voluto portare su questo territorio rappresentando le ragioni e l'attenzione della nostra forza politica, come anche la svolazione del parlamentare di questa parte della Sicilia, con una urgenza particolare che ho condiviso con la Presidente Bindi, cioè che i territori particolarmente esposti in questo momento vanno presidiati con il massimo di attenzione da parte dello Stato, delle istituzioni dello Stato, e credo che compito della Commissione Antimafia, accanto alla propria funzione istituzionale di commissione d'inchiesta, accanto alla propria funzione propositiva come commissione parlamentare, la proposta e la revisione degli apparati normativi che esistono, ci sia anche quello di dare senso e segno visibile, tangibile, della questione della solidarietà, della vicinanza dello Stato a chi in questo momento si trova a rappresentare lo Stato in condizioni di particolare esposizione. E lo dico anche perché lo stesso clima che abbiamo trovato questa mattina a Trapani l'abbiamo trovato qualche settimana fa a Palermo, cioè la preoccupazione che si sia alla vigilia di una nuova impennata nella strategia di Cosa Nostra, che ricorda nel clima, anche nelle intenzioni, anche nelle minacce e nelle feste che sono state rivolte da magistrati palermitani e trapanesi, la stagione delle stragi. E trovarsi alla vigilia di una possibile stagione di stragi senza assumere per intero la responsabilità che questa consapevolezza comporta, e quindi portare subito il segno di questa consapevolezza ai magistrati che si trovano a Palermo, a Trapani esposti, ci sono una reticenza imperdonabile, per cui siamo qui a Palermo ieri, oggi a Trapani, anche per capire assieme ai responsabili degli uffici giudiziari che cosa abbia determinato questo cambio di passo di strategia di Cosa Nostra, quale sia la posta in gioco e anche quale sia il livello di rischio reale. Abbiamo trovato una procura molto determinata, molto unita, molto consapevole di quanto si sia alzato il livello di scontro, e mi pare di poter dire, dopo la visita a Palermo e quelle Trapani oggi, che ci sono alcune cose che preoccupano Cosa Nostra. La prima è un'attività investigativa, naturalmente di repressione molto efficace sul terreno del sequestro e della confisca dei beni. Trapani è la provincia italiana che forse in termini di percentuale rappresenta il monte di confisca e di sequestro più alto di tutto il paese, patrimoni significativi, decine di aziende, centinaia di immobili, migliaia di ettari, milioni e milioni di conti correnti bloccati. Tutto questo fa capire come questa è una provincia su cui Cosa Nostra ha anche voluto e saputo investire le proprie risorse, creando qui una base consolidata per continuare a riciclare, a investire, a produrre profitti illeciti. L'attività che è stata fatta dal Tribunale, dagli uffici giudiziari di Trapani, è un'attività di straordinaria utilità e naturalmente chiama in causa adesso la Commissione Antimafia e il Parlamento, perché è compito nostro fare in modo che questi beni confiscati, sequestrati, poi confiscati, siano utilizzati nel tessuto dell'economia, venga garantita una loro fruibilità, una loro utilizzazione, si faccia in modo di dimostrare che la lotta alla mafia conviene, che conviene sequestrare e confiscare, che conviene restituire a un tessuto di legalità economica ciò che è stato il frutto di un'accumulazione illegale. È una grande e difficile battaglia che chiama in causa la responsabilità del legislatore, fare in modo che si inverta questa tendenza che fino adesso ha visto su 1.400 aziende confiscate negli ultimi 10 anni da mafia, soltanto una trentina quelle che sono state capaci di sopravvivere. Bisogna fare in modo, con strumenti diversi, come la messa a punto della legge La Torre, con una capacità di seguire il destino dei beni confiscati con una sorta di
percorso di avviamento alla legalità in modo molto più concreto di quanto sia avvenuto fino adesso, bisogna fare in modo che questi beni producano ricchezza sociale, vengano restituiti non soltanto formalmente ma materialmente alla comunità civile. E però la premessa, che è una premessa straordinaria, una premessa fondamentale, cioè la capacità di individuare, di sequestrare, di restituire alla collettività, è una premessa sulla quale i magistrati trattano e sono impegnati molto e bene, e credo che una legittimazione della qualità del loro lavoro è anche la qualità e la quantità delle minacce che hanno ricevuto. Da questo punto di vista ci è sembrata una soluzione non appropriata quella del Ministero dell'Interno di trasferire il dottor Linares a un carico di grande prestigio a Napoli, che però rappresenta oggettivamente una posizione sguarnita, non perché non ci siano funzionari dirigenti capaci di avere la stessa efficacia nell'attività di contrasto a Cosa Nostra, anche nella caccia ai latitanti, ma perché la caccia ai latitanti e la lotta a Cosa Nostra, come c'è stato confermato oggi dall'esperienza di molti magistrati della Procura, anche bisogno di mettere a frutto la memoria storica, anche bisogno di mettere a frutto, scusate, ma questo funziona? Possiamo fare a meno di tempo? Funziona? Io lo sento. C'è un amplificatore, c'è una memoria storica dalla quale non si può fare a meno, c'è bisogno anche di una stabilità, così che ci è stata confermata oggi dall'ufficio di direzione, la loro stabilità vuol dire risorse umane, strumenti, capacità di intuito, di lettura dei fatti, dei comportamenti, delle parole. Voi mi insegnate che Cosa Nostra non è un teorema, Cosa Nostra è una sovrapposizione di sfumature, è una collezione di toni grigi, ha bisogno di essere guardata ma anche interpretata, ha bisogno di mettere a frutto tutta l'esperienza anche umana che è stata sviluppata su un territorio. Ogni territorio ha le sue particolarità. Io credo che la capacità di Messina Denaro di sottrarsi alla cattura per decenni, restando quasi certamente sempre su questo territorio, dipenda anche dal fatto che questo territorio va letto, vanno interpretati i comportamenti, le reazioni umane, il collante anche di solidarietà che si è costruito attorno a questa latitanza e alla figura, come dire, che di Messina Denaro, a ciò che rappresenta un immaginario abbastanza diffuso. Fare a meno dell'esperienza di un uomo come Linares, farne a meno per destinarlo a un incarico di grande responsabile e di grande prestigio, forse è una scelta sulla quale qualche dubbio va nutrito e noi lo nutriamo. Abbiamo ricavato un'altra sensazione, cioè che l'avversario a Trapani, come altrove, ma Trapani forse più che altrove non sia soltanto Cosa Nostra, la struttura criminale organizzata nel senso tradizionale, ma la sua capacità di invadere anche altri terreni, di aumentare questa zona grigia che è una sorta di cuscinetto, di zona di protezione, di tutela. Abbiamo la sensazione, ci è stata confermata, che la presenza della massoneria in questa città, di una massoneria, come dire, atipica nelle sue funzioni, nei suoi scopi, come camera di compensazione dentro la quale si trovano, si incontrano, si sovrappongono, si saldano interessi mafiosi, interessi politici, interessi imprenditoriali, è ancora viva, e che l'esperienza della loggia Iside II, di ciò che è rappresentato nella storia criminale, nella storia politica di questa provincia, di questa città, non sia stata affatto superata, perché probabilmente oggi si trova di fronte ad una, come dire, ad una presenza che ha ereditato la stessa funzione, le stesse caratteristiche, lo stesso elemento di totale opacità che aveva la loggia Iside II a Trapani. Ci sembra infine che occorra fare una particolare attenzione anche al modo in cui il sistema creditizio, le strutture bancarie riescono a mantenere una funzione, diciamo, di autonomia, di terzietà,
territorio che è fortemente permeato di interessi mafiosi. Non sempre questo accade. Io e il collega Brazzotto abbiamo appena presentato alla Camera un'interrogazione sulla banca di credito cooperativo di Baceco per una cosa abbastanza inconsueta, che però è accaduta e temiamo che non sia accaduta soltanto in questo caso, cioè una linea di credito, di finanziamento, di filo che è stata aperta nei confronti di Filippo Coppola, che è persona per storia nota, antica, giudiziaria, rappresentante di Cosa Nostra, è stato condannato e ha espiato la sua pena dell'associazione delinquente di stampo mafioso, è considerato uno dei punti di riferimento degli interlocutori operativi di Matteo Messina Denaro, è stato sottoposto a un sequestro che ha colpito un patrimonio di significative dimensioni dal punto di vista dei beni e delle risorse finanziarie che sono state sequestrate. E scoprire che l'accumulazione di questo patrimonio nel corso degli anni, al netto della condanna e della detenzione per associazione di stampo mafioso, sia stata accompagnata da fidi bancari offerti dalla banca di Baceco, è cosa che preoccupa, perché ci fa capire come anche la dimensione bancaria, anche gli istituti di credito, alcuni sportelli bancari, se non ci sono strumenti di vigilanza, di controllo rapidi ed efficaci, penso non soltanto agli uffici giudiziari, in questo caso penso soprattutto alla Banca d'Italia, rischiano di essere un altro tassello in questa cordone di impunità e di collusione che ha aiutato Cosa Nostra in questi anni. Insomma, la situazione che abbiamo trovato è una situazione preoccupante, preoccupante per la qualità delle minacce che hanno ricevuto i magistrati, preoccupante anche per una capacità che Cosa Nostra ha sviluppato nel corso degli anni di penetrare anche in terreni apparentemente ostili, per cui la sensazione che ci siano state, ci siano fughe di notizie, che ci sia nell'apparato tecnico, giudiziario, della polizia giudiziaria, qualche punto di riferimento che è stato utilizzato anche da Cosa Nostra, è, diciamo, è storia che è stata anche passata al vaglio di inchieste giudiziarie, ma che sta anche dentro le minacce che hanno ricevuto in questi giorni, in questi mesi, alcuni magistrati della Procura. Tutto questo si affianca a quello che sta accadendo a Palermo e ci fa pensare che questo cambio di passo, di strategia, Cosa Nostra non sia legato soltanto ai destini specifici della mafia qui in provincia di Trani, ma faccia parte di una complessiva riorganizzazione della propria strategia che forse torna ad invocare un uomo forte e una strategia di conflittualità alta nei confronti dello Stato. Ecco, tutto questo preoccupa e tutto questo pretende che ci sia la massima attenzione da parte della Commissione Antimafia, da parte delle istituzioni dello Stato e vorremmo anche da parte dell'opinione pubblica, perché tutti i magistrati abbiamo incontrato, i procuratori, i suoi aggiunti, i sostituti, sono sembrati consapevoli ma estremamente determinati e molto lucidi, e però compito di tutti fare in modo che non si sentano unici interpreti di un bisogno di legalità. Questa lotta alla mafia non può essere lasciata soltanto sulle spalle dei magistrati. Dovremo tornare a gennaio, che sarà una missione più formale della Commissione Antimafia, con la Presidente Bindi naturalmente, con la composizione della Commissione più nutrita e con un programma di audizioni molto più vasto di quello che abbiamo potuto mettere in calendario oggi. Vogliamo tornare sia a Trapani che a Palermo in tempi rapidi per tenere insieme lo sguardo, l'attenzione su queste due realtà, per dare subito anche, dire, una risposta politica, una conseguenza politica alle cose che stiamo raccogliendo, apprendendo e archiviando in questi giorni. Questo è un po' il senso della nostra lavoro. Era con noi anche Erasmo Razzotto, il nostro deputato. Domande. La nostra visita qui, almeno per quello che riguarda la funzione di Sinistra Ecologia e Libertà, aveva tre ragioni fondamentali. La prima era quella di cercare di acquisire elementi per avere una maggiore comprensione di quello che sta accadendo. Il clima nel paese è un clima
è abbastanza inquietante, e lo è ancora di più oggi in Sicilia, lo è alla luce delle minacce e del clima di tensione che si è instaurato in questo momento attorno alla magistratura, alla procura di Palermo, a quella di Trapani, a quella di Caltanissetta. Lo è ancora di più oggi, ho ricevuto adesso, diciamo, l'ultima agenzia con le dichiarazioni di Brusca, che indicava, diciamo, indica in Berlusconi il riferimento politico con cui appunto volevano, nel periodo della trattativa Stato-mafia, riuscire a parlare e arrivare a utilizzarlo come tramite per parlare con Craxi, il che ci racconta, come dire, una storia di questo paese che è rimasta opaca e che ha attraversato e ha portato con sé tutta la storia della Seconda Repubblica, che oggi si avvia alla fine. Ed è esattamente in questo clima, davanti alla scomposizione del sistema politico e anche del sistema di potere, che è più alto il rischio di una nuova strategia della tensione, di una nuova strategia stragista che Cosa Nostra può mettere in campo, per le ragioni che diceva adesso Claudio, ma anche per riuscire appunto a giocare un ruolo in un sistema di potere che si sta riorganizzando. E Trapani non è nuovo ad essere, diciamo, epicentro anche di questi fenomeni, e sicuramente qui la forza della massoneria e dei legami con la politica e con le classi dirigenti trapanesi sono un punto di forza delle cosche nel trapanese, e quindi le indagini che sono in corso in questo momento stanno colpendo duramente. Per questo vado alla seconda ragione per cui noi siamo venuti qua, che era quella di dare un segnale proprio in questo momento così delicato, in un momento di debolezza del sistema politico. C'è un isolamento della magistratura che è impegnata appunto in indagini molto, molto delicate, ed è compito della politica non sovrapporsi o interferire o intervenire dentro un lavoro che spetta alla magistratura, che è quello di accertare la verità giudiziaria, ma è compito della politica prima di tutto dare un segnale di sostegno alle istituzioni dello Stato e al compito in questo caso della magistratura, anche ponendosi il problema di come fornire gli strumenti e le tutele, le garanzie di poter operare a chi coraggiosamente compie il proprio lavoro. E a questo però va unita un'altra battaglia politica, sociale, economica, che è un terreno spinoso. Trapani è stata la provincia con più alto livello di confisca di patrimoni alla criminalità organizzata. Noi abbiamo un enorme patrimonio anche di aziende che sono state confiscate e che oggi non riescono ad avere un rilancio nel tessuto economico, anche perché nel momento in cui approdano all'economia legale rischiano di perdere una competitività in un mercato che è dopato invece da un'economia illegale. E noi abbiamo un dovere come istituzione, che è quello di dare appunto un altro segnale, che è la capacità di dire che quei patrimoni che vengono confiscati alla mafia non possono morire, devono essere patrimoni che vengono resi produttivi, perché quella è la migliore risposta che si può dare alla mafia, perché sul fallimento dell'utilizzo dei beni confiscati che si produce la più ampia fascia di consenso nei confronti della criminalità organizzata. E se noi oggi andiamo a confiscare un'azienda e quell'azienda chiude e i lavoratori di quell'azienda perdono il posto di lavoro, noi abbiamo creato le condizioni perché la mafia cresca il proprio consenso sociale. Questa è una battaglia politica di primissimo ordine ed è una battaglia che spetta alla politica. Sostenere da una parte il lavoro della magistratura, ma impegnarsi affinché quel lavoro non venga reso vano nel momento in cui la politica e le istituzioni si devono assumere la responsabilità di rendere produttivo e legale il patrimonio confiscato alle cosche, perché così si costruisce una vera battaglia antimafia. E appunto il terzo è dire che la politica non può abbassare la bandiera dell'antimafia. E noi come Sinistra Ecologia e Libertà ci impegniamo in questo momento a tenere alto un principio, una battaglia politica che non è solo una bandiera da sventolare, ma una bandiera che ha bisogno invece di essere sostenuta da grandi battaglie sociali,
perché da una parte c'è una battaglia che va fatta denunciando quelle che sono le responsabilità delle classi dirigenti e di chi ha governato anche nel rapporto di collusione con il sistema mafioso, ma di lavoro continuo per smantellare e creare le condizioni perché le mafie possono crescere, ma dall'altra parte una battaglia in un territorio come Trapani, una vera battaglia antimafia, passa per la difesa della dignità del lavoro. Noi abbiamo bisogno, in un momento come questo di crisi economica, di rilanciare con forza una battaglia per il lavoro, perché è lì che noi sottraiamo le risorse su cui fonda il suo consenso la criminalità organizzata. La soluzione dell'Italix si chiama prescrizione per i fatti precedenti al gennaio 1994. E noi consideriamo il fatto che non si sia potuti intervenire nei confronti di Dalì sul piano giudiziario per fatti precedenti a quella data una scelta dal punto di vista dei codici inappuntabile, ma dal punto di vista politico preoccupante, perché ci dice ciò che ci ha detto in altre epoche e per altri contesti la sentenza Andreotti, cioè ci dice che prima quella data, in epoca anteriore a 20 anni fa, ci sono stati comportamenti che oggi la legge considera prescritti, ma che probabilmente avrebbero bisogno di una lettura, di un giudizio, almeno sul piano politico e morale, che non può essere liquidato con la parola prescrizione. Il fatto che l'onorevole Dalì continua a rappresentare punto di riferimento indiscutibile della politica in questa provincia, forse una delle ragioni per cui questa provincia continua a subire una sua opacità di fondo, ad avere una sua capacità di reazione così, così lenta, così mediata, così faticosa rispetto alle minacce che arrivano da Cosa Nostra. Ci sembra preoccupante che chi esce da un processo con una indicazione molto netta e allo stesso tempo molto ambigua sui suoi comportamenti prima del 1994 continua a rappresentare anche all'interno del Parlamento le istituzioni un punto di riferimento indiscutibile. Oggi Dalì è relatore al Senato della legge di stabilità. Cioè, ci sembra che alcuni equilibri di potere non siano stati scalfiti, che la capacità di questo sistema di potere di continuare a autorigenerarsi prescinda dal giudizio che la storia può dare nei confronti dei suoi comportamenti. E questo non è una responsabilità che noi possiamo attribuire ai tribunali. I tribunali applicano i codici, i codici prevedono che per fatti precedenti a una certa data sia prevista la prescrizione. La prescrizione non riguarda il dovere del giudizio morale, il giudizio politico della comunità, della collettività di questo territorio. Questo è un altro degli elementi di preoccupazione che abbiamo. Poi invece Palazzotto, volevo chiedere, lei ha chiesto il commissariamento della Camera di Commercio di Trapani, mi pare. Sì. Qualche tempo fa, ci sono sviluppi su questo aspetto? No, purtroppo su questo fronte non ho avuto nessuna risposta dal governo regionale, le ragioni sono state più volte esplicate, nel senso che indubbiamente da questo punto di vista la Camera di Commercio di Trapani è un buco nero nella provincia di Trapani, lo è proprio per il regime di opacità che si è registrato attorno a quell'ente, che dovrebbe essere un ente che invece a regime ordinario dovrebbe invece contribuire a rendere quanto più trasparenti i rapporti con le imprese e il territorio, e che evidentemente per chi la guida non ha i requisiti morali per poter effettuare, svolgere questo ruolo appieno. Per cui io ho chiesto un intervento da parte delle autorità competenti, nello specifico del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda la figura del segretario generale e del presidente della regione, dell'assessore dell'attività produttive Vancheri,
per quanto riguarda il commissariamento della Camera del Lavoro, della Camera di Commercio, proprio perché in un momento come questo c'è bisogno che tutte le istituzioni siano al massimo della loro funzionalità, e io penso in questo momento la Camera di Commercio di Trapani non lo sia.